Il rinnovo del contratto nazionale del settore terziario distribuzione e servizi ha introdotto nuove semplificazioni per alcune figure professionali, come quelle che operano nella pubblicità o nella promozione e comunicazione eventi. Restano però criticità. Criticità che vanno innanzitutto dal recupero della retribuzione arretrata che c'è stata in questi anni, ma soprattutto capire come riuscire a mettere insieme non solo il business, la produttività delle aziende, ma anche ovviamente le esigenze particolari dei lavoratori. Il focus è stato organizzato dall'ente bilaterale del terziario della provincia di Foggia. Il settore interessa 3 milioni di lavoratori, circa 32.000 sono in provincia di Foggia impiegati in 15.000 aziende, supermercati, logistica, marketing, un settore importante per l'economia del territorio. Prende un numero di addetti che ci permette anche di fare considerazioni, diciamo, a lungo termine, perché è un settore dove spesso si concentrano anche delle qualificazioni particolari che hanno bisogno di essere accompagnate ai processi lavorativi. Passiamo dal commercio in sé, quindi negozi, punti vendita di ogni natura, dal dettaglio all'ingrosso, ma anche servizi del terziario avanzato, anche l'informatica, i servizi alle aziende che oggi sono diventate di vitale importanza per il funzionamento anche di aziende di altri settori. Elemento determinante per la competitività sul mercato del lavoro è la formazione qualificata. Riteniamo che la formazione sia la base di qualsiasi esperienza lavorativa, anzi noi speriamo che i nostri giovani possano essere quanto più formati possibile, perché è permesso loro di poter scegliere quale sia la loro strada, perché non sempre è detto che praticamente la prima scelta sia quella giusta.